L'idea nasce dopo le numerose esperienze che ho avuto con le ragazze Rom nel carcere minorile di Nisida. Per 2 o 3 anni sono andato a Nisida, ho svolto dei laboratori di pittura e ho scoperto il grande talento, la creatività delle ragazze Rom. Quindi ho pensato poi di trasferire questa esperienza direttamente nel campo, in un campo Rom, e ho scoperto così il campo di Secondigliano, grazie anche alla mediazione dell'Opera Nomadi, che mi ha introdotto, mi ha fatto conoscere prima le persone che abitano in questo campo e poi le ragazze. E sono circa 8 mesi che abbiamo iniziato questa esperienza, questa avventura. Abbiamo piantato una tenda giusto al centro del campo e piano piano siamo passati anche a un numero di partecipanti al laboratorio più consistente. Siamo partiti con ragazze minorenni, diciamo anche al di sotto dei 15 anni, perché le ragazze magari che si sposano a 16-17 anni non vengono in genere al laboratorio, però abbiamo vinto piano piano questa resistenza e il laboratorio, che si trova al centro del campo, adesso sta attirando l'attenzione anche delle donne, diciamo, in età più avanzata, anche addirittura anche donne sposate di 40-50 anni. Noi cosa cerchiamo in sostanza con questi laboratori? Cerchiamo quello che noi abbiamo perso, la capacità di accedere al fondo arcaico della nostra mente, e in questo consiste l'esperienza, cioè di stimolare queste ragazze da una fase preliminare di disegno, passiamo poi all'esecuzione e dopodiché passiamo alla mostra degli oggetti, dei quadri. E vi piace disegnare? Sì. Sì. A me mi piace disegnare la mano. La mano? Sì. Come mai? Così. Mi piace disegnare la mano, mettersi il pencil. Sì. Mm-hmm. A te cosa piace disegnare? A me la rosa, il cuore. Ma voi lavorate? No. Siete sposate? Io sì. Sì? Tu da c'hai i bambini? No. No, non ancora. Meno male. Mm-hmm. Ma stai in casa, non lavori? Sì. Ma ti piacerebbe lavorare? No? Se ci trovo qualche lavoro. Mm-hmm. Come si vive nel campo? Bene. Bene. Mi raccontate come lavorate con Bruno? Come funziona? Sì. Cioè viene, vi... Lui viene, ci chiama, noi veniamo. Io penso che si avvicinano all'arte in maniera molto naturale, in maniera spontanea, assolutamente diretta. Io penso che il mio non è tanto un ruolo di guida e di insegnante, nel senso che io non insegno nulla, io nei miei laboratori non ho nessuna pretesa di insegnare qualcosa. Viceversa, il mio ruolo è quello di stimolare la creatività che queste ragazze hanno, questa capacità di accedere agli strati profondi. Penso che l'essenza dell'arte è fondamentalmente magica. E io trovo che queste ragazze riescono ancora a percepire, a interpretare l'arte in questo modo. Se per esempio gli si offre un mito da riprodurre, ecco che queste ragazze hanno la capacità di intenderlo, di interpretarlo in maniera assolutamente coerente con il testo. Cioè, Nisida ha avuto per esempio l'esperienza di Gilgamesh, ma anche un mito più moderno come quello della Carmen, riescono a interpretarlo nei suoi aspetti più essenziali, più profondi e più universali. Quindi questa capacità
assolutamente spontanea di avvicinarsi attraverso il mezzo pittorico all'arcaico. Per me è stato bellissimo partecipare a questo progetto con Bruno, perché non abbiamo mai investito in campo artistico. Quando l'anno scorso l'abbiamo incontrato, la cosa che ci è piaciuta di più è che questo progetto è stato proprio visto come una sfida. Bruno fino all'anno scorso aveva fatto questo progetto al carcere di Nisida, dove magari le ragazze una volta a settimana si sentivano, cioè avevano proprio voglia di partecipare ad una cosa del genere. Invece forse nel campo sarebbe stato più difficile, anche perché la fascia di età delle ragazze e anche la parte della giornata a cui facevamo riferimento era un po' particolare, nel senso che le ragazze dovevano avere più di 16 anni e quindi molte ragazze sono anche sposate, hanno anche bambini. Durante la mattina sono quasi sempre impegnate in lavori domestici, ad accudire i bambini, quindi ci è piaciuto proprio questa cosa di investire in questa cosa, veniva vista proprio come una sfida. All'inizio c'erano anche 6-7 ragazze, poi mano a mano si sono aggregate anche altre ragazze, c'è stata anche la partecipazione di donne adulte e poi anche bambini. Diciamo, un progetto che si è allargato anche ai maschi, è un progetto questo che verrà anche allargato. Infatti stavo pensando insieme a Bruno anche di fare scolarizzazione proprio all'interno del campo, anche se i ragazzi qui sono regolarmente iscritti a scuola e la mattina vanno a scuola, però magari pensare a progetti di dopo scuola anche per le persone adulte che magari non hanno conseguito la licenza media e che hanno bisogno, non sanno né leggere né scrivere, quindi dare un supporto anche in questi termini. Poi ovviamente i nostri progetti continuano a titolo volontario, sia da un punto di vista legale, quindi per le procedure che riguardano i permessi di soggiorno, sia a livello sanitario e quindi anche scolastico. Un progetto su cui stiamo investendo molto, che però è soltanto l'inizio, quindi stiamo parlando anche di un'iniziale indagine conoscitiva, e sulla regolarizzazione dei rom rottamatori, quindi regolarizzare questa attività lavorativa che loro hanno sempre fatto e che continuano a fare, ma che comunque è, in questo momento non è regolare. Da quanti anni sta nel campo? E la situazione com'è cambiata negli anni? Ma va bene, sì. Acqua ci sta, corrente ci sta, tetto ci sta. Vanno le bambine alla scuola, quello è più importante. Io ero lì. Quante persone vivete qui? Io 80-90 io penso che sono famiglie. Di che paese? Ma sono più di Serbia. E da quanti anni esiste il campo? Da 2000. 2000? No. Sì, 12 anni. Difficile, sai che è difficile? Siamo tre persone qua, io, mio marito, mia, i miei nipotini, senza lavoro, senza niente, se trova qualche volta perché fai la musicista, per andare a suonare da qualche parte ci campiamo, se no come facciamo a vivere senza niente? Se era facile trovare lavoro qua, lavorano i miei figli, non andavano là. Uno ce l'ha 5 figli, altro ce l'ha una bambina. Cosa fanno qua senza lavoro? Come li fanno mangiare? Come li fanno? Dalla scuola, anche la scuola che vanno a scuola non gli aiutano un centesimo per...
Ma adesso tornare nel vostro paese è impossibile. Mamma mia, il nostro paese, non siamo invecchiati qua. Cosa faccio il mio paese? Noi siamo abituati qua, da 30 anni sto qua, non che sono da ieri qua. Anche se vado al mio paese, cosa c'ho io al mio paese? Se non ho più niente, dove vado? In mezzo alla strada? E anche se vado là, io non sono cittadina più jugoslava, io non ho la cittadinanza da nessuna parte. Non mi accettano nemmeno là, perché non c'ho documenti, non c'ho niente. E cosa spera per sua nipote? Se abbiamo quella possibilità per farla studiare, se c'ho la possibilità per farla studiare, se non ce l'ho almeno per imparare qualcosa a scrivere, leggere e basta. Ma non è questa la nostra cultura. Cultura non è che vivere senza niente. Io sono vecchia, io se mi trovo un lavoro, qualsiasi lavoro io lo faccio, quello lavoro. Non è che non vogliamo lavorare, il problema è che non abbiamo lavoro. Questo è. Penso che la cosa più importante sia appunto la mancanza di uno status giuridico che possa dare appunto loro la possibilità di intraprendere percorsi regolari proprio nella nostra società. Noi come associazione, anche tante altre associazioni, si battono tutti i giorni per portare i bambini a scuola, per garantirgli, ecco, il diritto allo studio, il diritto alle cure, però poi ovviamente non avendo uno status giuridico preciso, ben delineato, è chiaro che in comunità che vivono l'abbandono e il degrado come quello dei campi, poi i fenomeni di devianza sono molto più frequenti, molto più diffusi, non c'è la possibilità per la stessa famiglia rom di decidere di cambiare completamente vita e magari con un lavoro regolare riuscire a affittarsi una casa. E sto parlando tra l'altro non di cose che sono inattuabili e impensabili, perché se si pensa ad altre regioni italiane, percorsi di questo genere sono già state fatte. Penso alla regolarizzazione dei rottamatori rom, che quello è uno dei mestieri, cioè il loro mestiere tradizionale che hanno sempre fatto, della raccolta del ferro, e che in alcune regioni viene fatto proprio a livello regolare, quindi non ci si trova nella situazione di dover sequestrare mezzi ai rom, di dover fargli delle multe, addirittura molte volte sono soggetti anche all'arresto. Sono nate cooperative vere e proprie di rom, parlo della Calabria, parlo del Veneto, a Venezia è stato fatto un esperimento del genere ed è riuscito, anche in Sardegna, è particolare soprattutto il caso calabrese, a Reggio Calabria, dove si è dato vita proprio ad una cooperativa di più di 100 rom che raccolgono il ferro, comunque un contesto territoriale non facile come anche quello napoletano. Quindi se da una parte ci sia le istituzioni sono presenti, queste cose le tengono presenti e si mettano in azione per attuare percorsi del genere, e dall'altra i rom che partecipino concretamente e attivamente a questi percorsi, probabilmente qualche passo avanti potrà aversi. Quest'anno abbiamo pensato però di fare una mostra non più in un luogo tradizionale che può essere una galleria o un museo, ma di farla qui direttamente nel campo rom. L'appuntamento sarà l'8 marzo e vogliamo rendere omaggio alla creatività della donna rom. Quindi faremo un'esposizione dei quadri che verranno appesi alle pareti, dei prefabbricati, dopodiché saranno esposte le fotografie del maestro Ferrara, di Luciano Ferrara. Faremo un concerto, si spera, e ci sarà anche una cena, diciamo, collettiva.
quindi l'appuntamento è per l'8 marzo qui nel Campo Rom.